Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete letto dal titolo, oggi si parla dei pistacchi, è probabilmente il posto più food porn che possiate trovare a Roma. Non so se vi ricordate, soprattutto Matteo Di Cola, non so se ti ricordi. È il primo video che facciamo insieme qua, non so se vi ricordate di me. Matteo, ti ricordi quando abbiamo girato insieme il Roma Food Porn parte 2? Sì, certo. C'erano? E chi se lo scorda, ancora fa male lo stomaco. In quel video, tra tutti i locali, uno in particolare era esploso. Era piaciuto talmente tanto ai miei follower che l'abbiamo riempito talmente tanto che hanno dovuto aprire un'altra sede. E oggi ci hanno invitato all'inaugurazione. Il locale in questione era Eden Lab, friggitoria gourmet. Vi lascio qualche clip dello scorso Roma Food Porn parte 2 in cui si sono magnati per... Ma allacciate le cinture e mettetevi seduti. Cioè esatto, quanta roba c'era dentro quel video. Era tutta fritta. Tutta fritta, tutta via di pistacchio. Era tutta buona, la gente di water carbonara burger così out of nowhere. Quello che non era pieno di pistacchio era fritto. E poi c'era qualcosa che era sia fritto che pieno di pistacchio. Era roba, ok. Siamo arrivati all'inaugurazione, lì ci sono un po' di influencer. E oggi fanno l'inaugurazione del nuovo locale, di cui vi lascio le informazioni sia in descrizione ma anche qui in sovraimpressione, la via e tutto quanto, ma comunque lo trovate su Instagram e nel lab. Oggi vi faccio venire fame, non che non lo facciamo mai, esatto. Però oggi stavolta, oggi stavolta. Di più. Siamo qui con Mattia, il proprietario, che ci ha spiegato come hanno deciso di aprire un altro locale, che è sia grande dentro, sia grande fuori, ogni stanza è a tema. Siamo proprio nel mondo del pistacchio lover, ed essendo io un grande appassionato di pistacchio, questo è il posto che fa per me. Mi ha invitato e mi ha promesso che c'è un menù tutto nuovo, sono delle pinze, sono nuovi cose da mangiare, quindi faremo una degustazione della Madonna. Assolutamente sì, la degustazione della Madonna. Ci saranno dei burger food porn, sia classici, intramontabili di Eden Lab, okay, sia nuovi burger. Avremo le pinze gourmet e dei primi food porn. Quindi primi food porn? Primi food porn. Mi fa pure la pistacchiosa. Ci sta. Porca vacca, quanto c'ero fame oggi. Ti lascio lavorare, ti lascio decidere i piatti che portare, perché fuori voi non l'avete visto, ma ci sono tipo 1000 influencer. Quindi andiamo, sì, 1000 ma in parolone, saranno al massimo 40, però beh, comunque sembra tanto, esatto. Andiamo fuori e aspetto la degustazione, andiamo, non vedo l'ora di mangiare bene oggi. Carico? Carichissimo. Soprattutto che c'è un Matteo che non magna e devo mangiare tutto io. Una cosa bella è vedere tutto il team là dentro che si sta preparando, sono tutti felici. Un giorno anche io inaugurerò un mio ristorante, chi lo sa. Ah, si sta già facendo buio, siamo al tavolo e ora ci tocca aspettare che arrivi il primo piatto. Non ho idea di cosa ci porteranno, non ne ho idea, so solo che c'ho tanta fame. Primo piatto della giornata, primo piatto, primo antipasto. Tartar di manzo strasciata al tartufo, pesto di pistacchio e tuorlo croccante. Tartar di gambero rosa, pesto di pistacchio, limone candito e tanto amore. Che è la cosa principale quella, mi piace. Iniziamo l'assaggio, l'assaggiamo. Ah ok, ma sopra è food pornoso. Guarda qua. È un insieme corbotto. Sto andando a prenderlo senza distruggere tutto. No, pezzo d'uovo. Uovo, pistacchio e tartufo. Sì, quanto è buono. Ho preso poca crema al pistacchio. Ora ho provveduto ed era molto più pistacchioso. Già con un... E non si mangia senza di me? Tu va a parlare con amici tuoi. Ti sei perso l'uovo sopra perché ho torto io. Ma è pronto? No, non è buono. Volevo ricordare che questo locale, già con un solo locale, col primo ristorante, faceva tipo quanti chili di pistacchi al mese? Ah, molto. 400? Tipo 400 chili di pistacchi al mese. Credo che con due serva un bilico. Ah, anche col pesce? Questa è di pesce. È veramente, veramente buono, ma preferisco quella di carne. Minchia, quella di carne si è top però. È più buona. Che c'è tal cupo. Domanda, con maestro, un locale facevi 400 kg di pistacchio, giusto? Esatto. Con due? Con due penso non mi basta un camion, venì come in Sicilia, se lo carichiamo. Andiamo tutti i giorni a Bronte. Andiamo tutti i giorni a Bronte, se lo carichiamo. Oppure andiamo in Tesla. Non so quanto pistacchio entra. Ma volevamo caricare la Tesla di pistacchio. Carichiamo la Tesla di pistacchio. Pistacchio Tesla, collaborazione. Tesla. Ok, abbiamo capito che se Bronte finisce i pistacchi è colpa sua. Comunque il pistacchio si sposa meglio con la carne e col tartufo che col pesce, secondo me. C'è sta cosa. Sai con che cosa si sposa meglio il pistacchio? Con la tua bocca. Con me, fra. Cosa ci stai portando adesso? Allora ragazzi, direttamente dal lab le nostre polpettine gourmet non potevano mancare. Abbiamo polpettine di manzo parate al pistacchio con burrata e crema di mortadella, polpettine di broccoli con burrata ed alici, polpettine di spaghetti croccanti con fonduta alla carbonara e polpettine di manzo panate cornflakes. Abbiamo fatto una variazione maglio al tartufo invece che all'anduia, oggi si cambia. Mentre lo diceva l'avevo già dimenticato. Io non l'avevo chiesto il vino, però se me lo fai così e me lo riempio ogni volta finisce male, lo sai. Mi ha guardato malissimo. No! Siamo alle polpette. Questa che c'è? Sta la carbonara dentro? Oh, ma scusa, perché la devi mangiarti quella con la carbonara? Vabbè che il canale YouTube è tuo, però dividi. No, prima questa la carbonara. È buona. Madonna, che buona.
Che spaccata poderosa. Sta arrivando altri piatti, ho paura. Madonna. Mamma mia. No vabbè, la paletta con la carbonara è troppo buona. Vabbè raga, è arrivato già l'altro piatto mentre stavamo a mangiare. La bomba col pistacchio, dentro c'è sta la burrata. Tutta ovviamente fritta e piena di pistacchio, raga. Oh vabbè. Vabbè Lillo. No vabbè. Che giocone di parole, Gio. La bomba, raga. Questa burrata fa male quando entra e quando esce. In che senso? Ah, Giovanni è allergico al lattosio, vabbè. Intollerante. Io ho preso proprio solo pistacchi adesso, con un po' di burrata. Mamma mia. Ho una domanda importantissima per te. Prego. Qual è il piatto che dopo che sono venuto l'altra volta è andato di più in assoluto? Quello che proprio te lo chiedevano sempre quelli che venivano lì per me. Allora, la prima settimana il carbo burger l'hanno chiesto tutti perché ci stava il video di quando si tagliava il tuorlo che esplodeva. E quello ha fatto il panico. I gamberi in tempura, quindi i gamberi panko e la bomba al pistacchio. Come dolce l'iris senza dubbio, perché pure l'iris ha fatto il panico vero. Quando vengono dicono pure Giovanni c'aveva ragione. Lo dicevano, lo dicono assolutamente, ma lo dicono ancora. Cioè è passato tempo e ancora vengono e lo dicono, quindi... C'ho tipo la lacrimuccia, calcola. È una cosa che mi rende molto fiero, grazie. Mi dica il prossimo piatto, caro Mattia. Ragazzi, siamo a Roma, quindi la carbonara, ma facciamo prodotti siciliani, quindi pistacchio, quindi abbiamo la Carbo Sicily, fonduta alla carbonara, pezzo di pistacchio e guanciale croccante, un mix food porn vero, pizza che spettacolo. È arrivata anche la cacio e pepe col pistacchio. Io comincerei con la pizza però. Probabilmente il piatto che più aspettavo quando mi hanno detto che hanno fatto le pinze, con carbonara al pistacchio. Ma in generale guarda che anche le altre pinze che hanno messo al muso secondo me sono spaccate. Questa è la classica cosa che ti fa male al cuore ma ti fa bene allo stomaco. Quanto cacchio è buona. No, però la carbocrema è perfetta. Pure l'impasto della pinza guarda che top. È probabilmente la pinza perfetta. Tutto non sembra, non sa, sembra il lavoro suo. È buona pure la cacio e pepe. Non è buona, non la mangiare però. Se mi togli un'altra volta il piatto davanti mi incazzo forte. No. La prima regola della mia amicizia qual è? Non togli non pestarti le scarpe. Oltre le scarpe, non togliere il piatto davanti. Mi raccomando. Finisci metterti il piatto sulle scarpe? Madonna quanto è food porn, raga. Anche un bel massaggetto. Oh. Mamma mia. Cioè senti la carbonara al pistacchio che ho fatto al carbonara day? Sì. Beh, valeva il cazzo in confronto a questa. Beh, karma, devo. Non può capire che piatto che sta arrivando. Non può che capire. La prova a spiegarmelo. Lo spiega lui. Ve spiego. Raga, questo si chiama polletto fumé. Mi piaceva questo nome un po' particolare. Polletto fumé. Polletto fumé. Qui abbiamo un petto di pollo panato nello speck. Quindi extra crunch. No, aspetta. Cosa? Petto di pollo panato nello speck. Aspetta, se. Come? Uviette pol panato in two speck. Ecco, così capisco peggio. Ho preso un petto di pollo, l'ho passato nello speck e poi l'ho fritto. Così fritto. Meno male che l'ha fritto, okay. L'ho fritto, gli ho dato una parte bella grande. Poi abbiamo una stracciata al tartufo che dà un po' di freschezza. Sì, la stracciata è leggera, dietetica. Esatto, dietetica, okay. Accompagnato da una burratina affumicata sopra il tartufo. E una maionese al tartufo che accompagna le patatine fritte. Chi apre la bomba del locale? Scusa, stai facendo video, l'ho rovinato, però c'è... Oh, che cazzo stai facendo? Mamma mia, è buonissimo. È buonissimo. Pensavo che la pinza e la cacio e pepe mi avessero stupito. No, questo porca puttana. Io devo avere un orgasmo culinario. No. La burrata. Che è l'ultimo piatto? Beh, diciamo di sì, mangi ancora. Ma guarda, se proprio c'è il dolce. Questo qua è un creusa de ma, in onore di Genova e del maestro D'André, è stato chiamato così. Ci sta una stracciata, questo rappresenta un po' l'Italia, no? Genova, pesto alla genovese, prosciutto di Parma croccante, che non è Genova, però è prosciutto, comunque è un prodotto italiano doc. Pesto di basilico appunto fatto in casa, pomodorino e stracciata con patatine al basilico. Lo assaggio. Comunque penso che sta cambiando colore dalla pelle, sta diventando verde, mi hanno detto. C'è troppo pistacchio in corpo. Raga,
Buon appetito. Ragazzi, c'è il petto. Quindi ho anche mangiato verdura oggi. È buono pure, raga. La carne è veramente top, bella al sangue. Lo direi cottura perfetta. È buono, ma c'è un impatto. Ragazzi, mi hanno chiamato dentro che sta arrivando Dorce. Dove sta Dorce? Guarda Matteo, questo lo sta mangiando da solo. No. Vieni qua. No. Subito. Non mi guardare. Pistacchio lover, vieni qua. Non mi guardare mentre uso i miei cannoli. Allora, che cosa abbiamo? Guardali mentre il gullo. Mi vedi mentre il gullo? Fermo. Qui abbiamo non due, non quattro, ma ben sei cannoli riempiti al momento. Non puoi contare, sono cinque. Cazzo di cifre? 1, 2, 3, 4, 5. Hai fottuto. Sono stato fregato. Ben sei cannoli farciti al momento con ricotta, granella di pistacchio, farina di pistacchio. Posso rubare un minuto al video per dire una cosa? Che tu sei l'esempio di un ragazzo giovane che ci ha creduto, che ha tirato fuori le palle, non nel senso, in senso figurativo. Cioè non davanti alla gente. Esatto. Non l'ho messo fuori. E veramente hai tirato fuori qualcosa. Complimenti. Mi hai raccontato la tua storia, sono veramente contento. Mi puoi scendere la lacrimuccia? No, perché se ce l'hai fatta te, cioè... Ce la fa chiunque, coglione! Sei l'esempio di quello che tutti vorrebbero, è realizzare un sogno. E quindi un sogno pistacchioso. Un giorno ci riuscirai anche tu. E comunque il menù è ancora più grande di quello che ci hanno portato, c'è molta più roba, ho visto gli altri tavoli, le altre cose. Tornerò, perché oggi se mi metto qualcos'altro... Oddio, l'ha detto in maniera minacciosa, però... Tornerò. I'll be back. E me ne vado così. Aspetta, me ne vado. Ma con un cannolo. È il momento più bello di tutti. Il momento del dolce. È letteralmente troppo food porn per essere vero. Mi sono innamorato. Siamo arrivati alla fine della cena e a questo punto ha delle luci bellissime. Cioè potrebbe essere tranquillamente un set fotografico. Visto che, vieni qua, ricordami la via dove ci troviamo. Via Carlo Gherardini. Trovate tutte le informazioni di dove si trova il locale qua sotto in descrizione. Quindi venite e mi raccomando, ordinate tutto quello che volete. Ma se venite e dite che siete venuti perché avete visto il mio video, fate sto sciottino. Vi prendete uno sciottino di liquore al pistacchio. Regolare. Oh, io ho visto il video Giovanni Fois. Ragazzo, grazie mille della cena. Grazie a voi, ragazzi. Ti ringrazio veramente tanto. Ci vediamo presto. Perché se devo uscire con una ragazza. Quando esco con una ragazza. La porti qua? La porto qua sempre. Così infarti prima di fine serata. E... Però comunque farei bella figura. Un'eleganza fritta, ma una grande eleganza. Matteo, siamo contro luce. Dov'è la luce? Abbiamo mangiato bene. Sono veramente contento di tutto quello che sta all'esperienza della serata. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale. Lasciare un bel like al video se vi è piaciuto. Se vi ha fatto godere un pochino. Se vi ho fatto vedere questa esperienza culinaria così un po' pistacchio lover. Comunque grazie ancora agli amici di Eden Lab, ve li lascio qua sotto in descrizione, veramente veramente gentile. Ciao. Complimenti. Ricordatevi che siamo quasi a 1 milione. Se cosa succederà tu lo sai, lo io lo so, e quindi vi dico ragazzi, iscrivetevi, perché se non arriva al 1 milione non vedete lo speciale. Se non vedete lo speciale, la vostra estate avrà un qualcosa che gli manca. L'ho già spoilerato in realtà in un video. Ma forse dai. Non lo so, che sarà. Però non sanno ci saranno cosa. Tutti di non mezzo sanno cosa. Io so cosa. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.